Sono a casa, ma c'è la mia cucina. Sono nel negozio di arredo e buongiorno ragazza, lavati i capelli, sono uscita, sono venuta da Marcucci Arredi e non sono a casa. E non è che cambio cucina un'altra volta, questa è sempre la mia, è solo che devo cambiare il top. Questa cucina si chiama Beverly della Stusa, Beverly, come Beverly Hills. Non poteva che essere così. Questa è la mia cucina e che adesso è in offerta. Semmai per chi non ha letto, io siccome non so se metterò questa diretta su YouTube, è normale che vedete che originariamente la cucina, il top, non era grigio, tu lo puoi scegliere come vuoi, no? È di questo color melanzana, Coca-Cola melanzana, perché i miei sgabelli non ci sono in grigio, ci sono solamente così in marrone, infatti si sposa benissimo col melanzana. Aspettate perché c'è un signore laggiù, laggiù, e che urla. E io l'ho scelto grigio e i sgabelli li ho ricoperti grazie a mia madre. Qui ce ne sono due, io ne ho messi tre qui e uno dall'altra parte. Ve lo ricordate? Che ne ho messo uno da questa parte qui. Bello pure il parquet così. Io vabbè, sotto c'ho il laminato, il grass porcellanato grigio, no? Comunque, per chi mi aveva chiesto di questa cucina, c'è ancora. È incredibilmente in offerta, quindi grande, per chi deve comprare casa, chi deve cambiare la cucina, chi sta arredando casa. È una Stosa, lo vedete da qua. Queste sono cucine Stosa. E bellissima ragazzi, anche questa mi era piaciuta alquanto. Ma volendo fare io il salone all'americana, anche questa è Virginia, si chiama, e sa, questa costa come Beverly, la mia, ma non è in offerta. Comunque. Queste secondo me, questi colori così per la campagna, perché io in casa non riesco a metterle sto legno bello tosto. Questa invece è la mia. Io ovviamente l'ho fatta un po' più grande, l'avete vista, il mio forno, c'è tutto. Lo sapete che devo comprarmi queste griglie? Mo vi faccio. Questo non è proprio identico il mio forno, questo è più piatto. Ragazzi, mi sono fatta la tinta da sola, mi sono combinata un casino alle mani. Questo è più piccolo, mi sa. Boh. Eh sì, è più piccolo perché le griglie sono più piccole, io ce l'ho più grande. Però identica, ragazze, uguale. Io però ho un pannello in più che scorre. Questo è il frigo, io ce l'avevo, quindi non l'ho preso da loro. Però è uguale, solo che questi non ce l'ho sotto al forno. C'ho uno sportello grande così perché il forno è più grande e sopra c'è il microonde. E sotto al lavello, sì, questi ce l'ho. Questi ce l'ho così. Identici, c'ho anche questo che ci ho messo le padelle, però sotto, e sotto al top c'ho questi con questo, ma il mio top è un po' più lungo, però non ci ho tolto questi, io ci ho tolto questi perché non mi piacevano, ho voluto tutto ripiani, tutto ripiani. In realtà mi avevano regalato questo che non so dove è finito, che vorrei farlo montare, ma mio padre dice ma lascia perdere, a mio padre non piace, esattamente così, esattamente così. Però il colore del top io l'ho scelto grigio. E la cappa non è, i fuochi non stanno sulla penisola, ma stanno attaccati al lavello a muro, perché sennò dovevo fare tutto un lavoro per far passare poi i tubi sotto, di lato, un macello. Minimal. Ragazzi, mi vado a sedere di sopra perché non trovo la ragazza che dovrebbe. Perdo capelli. Sto aspettando, nel frattempo non so se approfittare del divano e appollaiarmi. Allora aspettate, guardate che bel colore. Aspettate. Ok, ho avuto necessità di un divano letto nella camera degli ospiti, indi per cui ho dovuto praticamente ripiegare su quello, nonostante comunque mi piacesse il colore, ma questo è meraviglioso. Non lo so se la metterei questa parte. Sono da Marcucci. Ciao Barbara, buongiorno a te. Ragazze, devo andare. Ci vediamo dopo. Aspetto qui? Ciao. Vengo? Allora, ragazze, sono uscita da Marcucci Arredo dove lei, che vabbè, è un'amica di famiglia alla fine, mi ha dato tutto il campionario perché sono cliente, stracliente, cliente, non è che la danno a chiunque, tutto il campionario praticamente per scegliermi il top nuovo perché quello non lo producono più e quindi lei mi ha consigliato l'Ava che è quello più simile al mio, poi lo vediamo a casa insieme che io devo cambiare il top per quella stupidaggine che è accaduta. Lava. Quindi adesso sono a Cinecittà 2
Entriamo un attimo, ci facciamo un rapido giro. C'ho lucida labbra, non mi sono regolata. Il campionario lo vedremo dopo insieme. I guanti non ce l'ho oggi. Mi disinfetterò le mani con il disinfettante, tanto uguale lo faccio sempre. Sto morendo di caldo. Prendiamo la borsa, il cellulare e le cuffie. Aspettate che mi misurano la febbre. Grazie, aspetti che c'ha i capelli. Fatto, già? Complimenti. Vediamo se c'è Alessandro. Ah, per accedere c'è la coda. C'è la coda. Tutte e due le zone. Ragazzi, che paura. Che cos'è sta cosa? Vabbè. Wow, Geraldine. Voglio gli orecchini. Ragazze, sono dentro coin. Ce l'ho fatta. In realtà volevo andare da un'altra parte, però è passaggio obbligato. Vabbè. Ti credevi che non venivo? Aspetta, dietro il pannello per bene. Ma mi hai riconosciuto tutto da... Bene. Ti devo chiedere di un regalo, mi sposto di là a debita distanza. No, vabbè. Allora, la collana è quella con le stelline e i cristalli, che qui non c'è, mi spostavo per cercarla. Mi serve per un regalo i primi di giugno. Cioè, in realtà la persona la vedo ai primi di giugno, perché è giugno che c'è la terza fase, vedere gli amici. La prima fase congiunti è andata. Era meglio prima gli amici e poi congiunti. Il tizio. Va bene, in argento. Questa qui potrebbe, è della linea anche quella Sky. Quella che ha tanti fili a palline? Non quella spezzata. Come si chiama sta linea che non l'ho mai capito? R0? Bene. E la dimensione è solo questo bottone qui così? E c'è anche in oro rosa? Perché ce l'ho anche in argento quella, però mi piace, ora ci rifletto. Allora, 59 viene quella con le stelline. Ok. Mentre 79 quella semplice. Ok, ti scrivo e ti do conferma. Io mi sembra che ce l'ho su WhatsApp il tuo numero. Sì, ti scrivo e ti trovo. Ok, ti do conferma di una delle due. Allora ragazze, aspettate che c'è gente. Sto facendo la gincana per arrivare laggiù. Allora, visionerò questa zona perché c'è i passaggi obbligati. Oh, che carino. Io non so se posso toccare o meno e mi astengo dal toccare. La foglia. Quindi si può anche far così senza toccare. Se intendo acquistare, li tolgo, li tiro giù dallo stand. Chi è che... Chicca Stella, a Cinecittà 2, eccola. Hai visto la collana che ho io? C'è Chicca Stella in linea? Chicca Stella c'è... La collana quella che cercavi, quella è la mia. Hanno lasciato anche gli orecchini, però non vedi i bracciali, eh? Ah sì, eccoli. Eccoli, Chicca Stella, ci stanno tutte e due. Sia gli orecchini, sia la collana, scusami, sia... Però mi sa che lei non c'è. Ciao Nicole. Se la ridacchia Nicole. Che carini questi con le perle. Sono a 4 euro, quasi quasi me li prendo. Che dite? Ragazze? Lonto? Io quasi quasi ve li prendo quelli con le perle. Ma adesso li vedo un attimo. Aspettate che li tocco da qui, eh. Aspettate che cerco di andare a uno specchio. C'è la musica a tutto volume. Non lo so, ve li faccio vedere se sono pesanti. Troppo elaborati. Poi ci sono le borse. Adesso rifletto sugli orecchini, poi torno indietro. Ce l'ho in mano comunque. Ci sono parecchi sconti. Mi serve l'ombrello. Ci stanno un sacco di sconti sulle borse. Boh. Questo cos'è? Rocco Barocco, Renato Balestra, Rocco Barocco credo, Disigual questo, no? Questo è Why Not. Why Not. Disigual ce l'hanno, è come se no. Ah, a me non piace Disigual, però c'è tante offerte alla fine. Non mi serve niente questo momento di borse, di anche perché sto girando con la mia nuova Michael Kors, quindi. Grazie, figurati Chicca, io li ho visti, ti ho pensato. Questi sono un po' esagerati. Ah. Tipo fiore. No.
blu con le pietre. Ci sono tantissime cose, però boh, tutte in offerta. Bracciali. In offerta, però niente che mi sconfinfera. Questo sta in offerta a 7 euro. Un sacco di cose in offerta, però non mi interessano. Però poi queste si fanno nere, piccole così, e a me non vale la pena, manco per 3 euro. Non mi sconfinfera. Aspettate che la guardo. Questa costa, non si sa, fa 5 euro, però poi si fa nera, non ne va. 2,99 euro questi. Aspettate, vi faccio vedere gli altri in offerta, a 3 euro. Questi pure, guarda un po'. 5 questo, però ce n'ho tante ragazze, per cui a me... Che si fanno nere, poi mi scoccia. Queste si fanno nere subito. Alcune sì, alcune no. Dipende. Pasmina, questa mi piace verde. Se è in offerta, forse ci penso. Sì. Questa sta in offerta. Questa con la giacca in eco, su sto verde qua. Non lo so se la prendo. Mi piace. Annulla. Ho pigiato per sbaglio. Bella pure così, sul rosa. Voi le guardo una bella anche così, col blu, coi toni del blu. Blu e verde. No, questa è metà di vecchietta. Pure quella, mi piace più questa. Che è sul verde. O sono io o sono le collezioni che non mi fanno impazzire. Gli orecchini a cerchio, poi bene o male, a parte questi che mi sembrano molto luminosi, ma ovviamente non sono in sconto. Però con la mascherina non hai più voglia di fare niente. Però si capisce che sono quelle cose di latta così, boh. Tanti cerchietti. E pure le borse che sono carine, questo già ve l'avevo detto. Guardate che carina questa verde militare e questa arancio. Che carine! Ci sono tante forme, tanti colori. Guardate pure questa celeste. Ce n'erano tante. Non lo so se sono in offerta queste. Questa non lo so. Poi c'è questa musica che mi sta rimbambendo. Io non sopporto la musica latinoamericana. Che non l'ho mai tollerata. I balli latinoamericani. Io non li sopporto. Allora, ragazze. Questa è molto carina, ma non è in offerta, vengono sulle 22 euro queste. Queste non stanno in offerta, queste sì, stanno al 50 comunque. C'è questa. Ecco, ho fatto i danni. Ecco, mi è cascata. L'ho dovuto ritirare su. Ciao! Anche le borse stanno in offerta, ce ne sono tantissime. Così non mi piacciono, sembrano sulla vecchia scia di Why Not, quelle che stanno di là. Ce ne sono tante piccoline in offerta, guardate questa verde che carina anche cuoio. I prezzi, se stanno a 50, 15 euro, carina anche questa qui, di questo colore. C'è la musica proprio fortissima che si sente da morire, mi sta entrando dentro il cervello. Cosa? Ci stanno pure gli orologi, comunque sulle 27-30 euro, pure carino questo con i brillantini, carino, carino, carino. Ecco, allora non ho voluto prendere la giacca, ma la pashmina mi piace un sacco, non è impegnativa, sta sulle 12 euro. Un po' rovinata questa. Che carino, lilla. Però mo io non ho voglia di prendere niente in questo momento. Adesso io esco e me ne vado un attimo da Parfa di Fronte. E poi me ne vado a casa. Ci sono un sacco di matite. Però io sto cercando il pennello. Voglio pennello. Mi è caduto il pennello dentro il cesto e forse è il caso che me lo ricompro. Stanno a 4,83 le tinte. Però non so se certi colori.
tanto andare a ricomprare la 106 adesso non ha senso. Non ha senso, no, tutte ragazze, tutte. Sto cercando, c'è la 12, vedo sangria, vedo la 75, la 77 pure mi piaceva. Un periodo usavo tanto, oddio, mi pare la 72 o la 77, boh. E non vedo la 106 però, la 100 non so che colore sia. Io adoro le tinte, questo periodo secondo me è meglio usare le tinte labbra, perché si incolla la mascherina sul rossetto. Semplice. Che bel colore. Rose Couture, ma questo è cremoso? Matte. Ma non li possiamo provare, ragazzi? Io se non posso provarli, non... almeno passarmelo sul braccio, però non... dovrei passarlo su un fazzoletto. Eccola. Invece di 7 stanno a 5. Però mi devo comprare il pennarello per le sopracciglia. Non voglio stare a fare troppi acquisti, capite che voglio dire? Non vedo grandi novità. Questo era il duo che avevo io e io avevo il numero Soft Brick 4 che mi avete chiesto se c'era ancora in vendita. Non mi ricordo se era stata tipo Stefi che mi aveva chiesto Manu, ma c'è ancora in vendita? Sì. Non ti so dire che tipo di collezione sia. Forse è genderless. Boh. Non lo so se fa parte della genderless, sai. Adesso vedo se trovo. Senti, i pennelli dove posso trovarli in vendita? Lì? Sì, non lo Ti so, parlo attimo però questo le... sembra più a penna. Ragazze, Sì, che questo qua dite? è Intanto li faccio più... vedere. Sì, Che vabbè. dite? Io mi trovo meglio forse con questo di sinistra. Più che questo qua, che lo vedo a penna, non lo Sì, so. ma ti ho Però detto, qua è una vorrei... Perché questione di... questo mi sembra che mi distribuisce meglio il colore e questo è Ok. come se... Sì, prendo quello più grande, insomma. Ok, Ragazzi, ho scelto. Allora, ce l'ho fatta. Adesso me ne vado bellina a casa, anche se mi dovrei comprare altre cose, ma ci tornerò. Ce l'ho fatta perché mi è caduto dentro il cesso e l'ho buttato. Nonostante sia quello di casa, io che ne so, e l'ho lavato, poi ho detto, sai che c'è? Non puoi mai sapere che batteri che sul viso, la pelle del viso, vicino alla bocca, ti passi... Cioè, ho fatto talmente schifo che l'ho ricomprato, tanto comunque lo volevo ricomprare, quindi è stato un caso. E stanno in offerta un sacco di cose, fino a domani. Ti pareva? Vi saluto ragazze, tolgo la cuffia che sono uscita, respiro un attimo meglio in macchina, col caldo che fa e l'allergia, mi disinfetto le mani. Ci vediamo alla prossima diretta e al prossimo vlog. Ciao. Ciao.